maleducata, 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 benvenuta la patata. Maleducata. Allora, signori amici dello zoo, abbiamo scoperto finalmente una grandissima artista in Italia. Ma chi? Ma lei cosa? È maleducata. Lei era sepolta sotto l'humus, ma sotto chi? Metri di sterco. Ma noi finalmente abbiamo fatto germogliare questo meraviglioso bocciolo di rosa. Allora, 02-627-105, avete la possibilità di fare la battle con Maleducata. Ma finiamo, che cazzo siamo a Cosoli, il film del rapper, come si chiama quello bianco? Eight Miles. Allora, non castrare l'artista. Questa è un'artista di quelle serie. Sei come le case discografiche, tu pensi solo al mercato. Facciamo così, allora, domani nella battle voglio solo rap che fanno competizione con lei. Vediamo chi vince, allora. Le faccio una anch'io, giuro, adesso chiamo anch'io. Il tema è maleducata. Allora, facciamo un reminder per chi si fosse perso questa grandissima artista, prego. Sentite che flow, eh? Grazie. Maleducata, al maleducata sono maleducata. A me l'educazione non me l'hanno mai insegnata. Maleducata, mi dispiace per mia madre, la lezione non l'ho mai imparata. Sono maleducata nell'atteggiamento, nel comportamento. Arrivo e me ne sbatto da ogni tuo commento. Maleducata pure nell'abbigliamento, mangia la maglietta fuori, pesce al vento. Maleducata in ogni luogo, in ogni momento. Se vengo allo zoo spacco tutto l'appartamento. Maleducata pure quando mento. Vi dico, non fate schifo per farvi contento. Oh, bravo! Bellissimo. Sei grande, non c'è una rima! Ma quello è il bello. Essere diversi, quello esatto, è bello, bravo. Quello quindi è bello, estendiamo l'invito di rappare nella bastard tutti quelli. Ah, non importa la rima. Infatti, voi rappate, dite qualcosa. Possibilmente se avete pochi denti in bocca, perché a noi piacciono quelli, cioè che viene un po' anche pizzicato, capito? Cioè così spacchi di brutto. Allora, c'è una bella notizia oggi che parla delle caccole del naso, mi interessava discutere con voi. Perché tu sei maleducato. Esatto, perché c'è proprio stato uno studio scientifico. Pensa dove buttiamo i soldi. Che ha portato gli scienziati a scoprire che il 96,5% delle persone si ficca le dita nel naso in media 4 volte al giorno. Quindi quando tu sei in autostrada o sei bloccato nel traffico e vedi quello che si spippola al naso e dici coglione, lo fai anche tu, cioè è inutile, che lo facciamo tutti. E c'è una spiegazione: innanzitutto c'è gente che se lo mangia e questo è abbastanza. Dalla risata si è capito chi del gruppo lo fa. Vediamo un po', riprovo. C'è qualcuno nello zoo che se li mangia? Pensa che lo zoo si è fatto tutti i sedili del guidatore di tutti i componenti del programma per andarle a staccare. No, dai, teschi, saltati in padella. Facciamo? Quattro nasi in padella. Vabbè, a parte le cose che già conosciamo, sai, il muco che si secca ti dà fastidio e quindi tu in qualche modo 4 volte al giorno cerchi di levarti le robe fastidiose dal naso. Esistono anche i fazzoletti di carta, ma forse non tutti lo sanno, magari. Però diventa proprio una malattia. Cioè, ma la malattia, guarda che il maestro Herbert Ballerina, cioè proprio se li mangia con gusto, lui li colleziona. Sì, apparecchia addirittura. Pensa, il sale in tasca lui si butta il sale sulla mano come fossero ostriche. Si condisce, si mette a testa sotto, si versa l'olio nel naso. Portare un prosecchino. Pazzesco. Ma naturalmente. Cosa? Aia. Per accompagnare le tue caccole. Ma basta! Biolesbico. Se sei fuori di casa, 100% biolesbico. Ma cos'è? La bevanda 100% a base di lesbico. Ma cos'è il lesbico? Un'erba, un'essenza, una radice? Che cos'è? Oh, comprala dillo. E provala anche tu. Ma cosa? Ma dici tu? È finito lo spot, il cicalino da 15 secondi. Credo sia un dissetante, credo. È la base. A base di lesbico. Lesbico, vabbè. Che non so cosa sia. Bio. Aspetta, perché facendo un calcolo, il lesbico è un uomo a cui piace tanto la finca. No, io credo, Marco, che si tratti tipo appunto di una bacca. Cioè di una radice. Si chiama lesbico. Sì, tipo il ginseng, il rafano, sai. Cioè, cos'è? Un mirtillo che limona la fregna dell'altro mirtillo. Sicuramente un tubero. Ma amici, attenzione. Sì. Perché sembrava soltanto un film, sembrava soltanto finzione, ma in realtà i fantasmi ci sono. Ci hanno fatto un programma del cazzo su Italia 1, una roba pazzesca, dove solo scorregge sentivano e basta. Sì. Però avevano tutti questi marchi in giro. Pensa al tipo che andava a cercare i fantasmi, lavora all'Audi. Cioè, una roba.
Ti stai riferendo a Mistero, credo. No, 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 pensa no, a quello che ha costruito dei macchinari per trovare i fantasmi sapendo benissimo che non sarebbero mai serviti a niente. Sì. Cioè, lei cosa fa? Costruisce macchinari che devono sembrare credibili. No, è bello che lasciano queste registrazioni nelle stanze, mettono i registratori che registrano il silenzio. Certo. Quando tu li riascolti, poi senti il vicino che rutta, senti il fantasma. Sì, sì, sì. Ragazzi, però ricordiamo che io l'estate scorsa in vacanza a San Francisco con mia moglie ho subito. Attenzione. Perché siete saliti? Perché avevamo voglia di sentire aria alpina. Mia moglie è stata rapita dagli alieni, Paolo, te lo ricordi, no? Abduction totale proprio. Mia moglie è stata rapita dagli alieni e l'alieno, nel cercare di uscire dal suo corpo, produceva questo rumore. Prego. Ecco, vedi. Cosa c'è? Cosa, perché no, siete? No, stavo aspettando che dicessi quella dopo per buttarmi dal dirupo della cazzata. No, però a me no, ve la dico perché a me è successo. Mio padre era stavo per scendere dal dirupo, ma invece se interessa, prego, prego. Mio padre era molto amico dell'ex proprietario del castello di Carimate, che è un castello bellissimo, no? Ma che cazzo, ma è la verità, cioè, è documentato. Lui era l'ex proprietario della Ricordi, uno dei soci. Poi quando era ricco se l'ha comprato così per gioco, aveva fatto una scommessa con Mike Buongiorno e se l'ha comprato il castello. Ma la verità! Scusate, io precipiterei già su Mike Buongiorno. Siamo scivolati nel precipizio della cazzata perché suo padre ha fatto una scommessa con Mike Buongiorno. No, mio padre, questo signore che ha comprato il castello di Carimate. Me l'ha raccontata Corrado a me. Ma che coglione. Allora, lui, andate a cercarlo, Tony Casetta si chiamava. E Tony Casetta aveva un castello. Tony Casetta, ma cos'è il capitano della Cosca? Ed era il proprietario dello studio di registrazione più famoso d'Italia, che si chiamava Stone Castle Studios. Stone Castle di Tony Casetta, ma chi ha prodotto? Ma quale persona? Ma stai scherzando? Ma cosa? Eric Clapton, andavano tutti lì. Chiede Daniela Battaglia, i Pooh andavano lì, c'era Samuele Bersani, Lucio Dalla, ignoranti. Vabbè, ma che ignoranti. Ghostbusters, Michael, ma che ignoranti.